Come stai? Che stai a fare? In divisa. Stai pure bene. Hai visto? Guarda. Attenti. Che qua? Non ti vergogni, così in mezzo alla gente. Eh? No, va. Tutti gli anni faccio questo viaggio e sono in pochi a saperlo. Mio padre, gli amici più intimi e Francesca. Non ne parliamo quasi mai, ma io so che lei non è contenta. Lei crede che io voglia dimostrare qualcosa. Ho cercato di spiegarglielo, ma non è facile. Per me è diverso. Io le ho viste quelle facce. Io c'ero alle 10:25 quando esplosa la bomba. Io appartengo alla categoria degli scampati, come il nonno di Marco. Solo che lui in Germania non c'è più tornato. Io alla stazione ci torno ogni anno. Qualsiasi cosa faccia, il 2 agosto prendo il treno e torno a Bologna. Modena seconda. Per 900 lire. Su che binario arriva? Non lo sappiamo ancora, il treno è in ritardo di circa 40 minuti. 40 minuti? 40. E non ce n'è uno prima? No. Grazie. Regionale 64, 19, proveniente da Cui di Gordo, che ore 9:49 e che arriva di Cui di Gordo. Ma dove? Ah, ecco. Allora? Hai proprio deciso? Lo sai che è una stupida? No, io non lo so. Sei tu che lo pensi. Sono 15 anni, non posso continuare così. Meglio così. Ma tu sei libero. Ma tu non sai cosa vuol dire avere una famiglia. Senti, io li amo, tu non sai. Beh, ripensaci, ti prego. Potremmo essere felici, puoi divorziare, la casa è grande, i tuoi ragazzi stanno con noi. I figli. Ma che dici? Sono loro che tra un po' si devono sposare. Sono grandi e noi ci comportiamo come bambini. Ma poi, no, scusa, una donna della mia età che divorzia per un altro uomo. Ma sai, ma tu non sai quante ne vive. Ma cosa c'è di strano dopo tutti questi anni? Appunto, troppi anni. Non senti che non c'è più passione? Quindi parliamo di una cosa del genere senza neanche scaldarci. Ci guardiamo attorno sperando che nessuno ci veda. Conosco bene Bologna, perché una volta ci studiavo. Ho vissuto con almeno 20 persone diverse. Mi ricordo di Marco, Francesco che stava con Michela, Paolo e Roberto che dopo 2 anni di legge sono tornati a Modena per lavorare in campagna. Quel 2 agosto stavo andando da loro a passare qualche giorno. Il treno aveva 40 minuti di ritardo. Per vivere con un uomo che non ti ama e che tu non ami. Ma Sergio sa tutto, eh. Ha trovato una tua lettera. E allora? È meglio, no? Così, così è tutto più semplice. Ha detto che non gliene importa niente, che mi vuole ancora bene, che è colpa sua. Si è messa anche a piangere. No, io non l'avevo mai visto piangere. Ma
ragazzi, non posso, serio. Ma ci sono solo tre giorni sono. Ragazzi, ma aspetta per stasera, dire pure tua madre. Wow, una mamma, e cosa ce l'ha? Ma che problemi sono questi? Ti dici che a Francesco gli è venuto un attacco d'appendicite che siamo dovuti scendere qui a Bologna? Secondo te ci credo. Ma perché no? Ragazzi, voi conoscete i napoletani meglio di me. Siete diffidenti, ragazzi. Non ci crederà mai. Ma scusa, voi mi avete accompagnato in ospedale. E dovete restare con me per 3 giorni. E poi, che ne so, le dici che dormite a casa di mio cugino Nicola che studia a Bologna. Aspetta. Perfetto. Vabbè, se mi chiede il telefono... Non ce l'hai, il telefono non c'è. Dai. Ma io ci trovo. Ma con convinzione, però, con convinzione. Sa benissimo che siamo in tre, perché devo rimanere anch'io? Che ti amici. Siamo rimasti insieme. Aspetta, mica pensi come te. Questa ha ragione. Per i miei amici questi viaggi sono dei pellegrinaggi, come se fossi una specie di miracolato che va a Lourdes, uno che ha scampato la sciagura e ha fatto il voto di tornare tutti gli anni. Sarebbe facile se fosse davvero così. Per me è molto più importante. Quel 2 agosto ho perso qualcosa che sto ancora cercando. Oh ragazzi, costa poco, facciamo in fretta. Ma vai via, guarda come sei ridotto. Non ci abbiamo una lira, mi dispiace. Magari la prossima, aspettaci. Ma vaffanculo, va. Cazzo hai detto? Dai, smettila, sta arrivando il treno, vuoi perdere? Posso lasciare, non vedi che è fatta. Ti ha telefonato, Eleana? Non ti ha telefonato? Ma come, la porto io? La porto io, mamma, eh? E poi tocca sempre a me. Che roba. Vuoi montare sul treno oppure ci mettiamo qua sulla panchina? Mamma, se fossi te mi metterei sulla panchina perché c'è un po' d'aria. Va bene? Mamma? Dai che ci mettiamo sulla panchina, cocca, dai. Assistente Toara, comunicato 36, ecco. 64. Oh! Monitore Altava, binario 6. È un trionfo. Ci abbiamo messo 2 ore dal ponte di Galliera qua. Attenzione, prego, la signora Caratini Laura è invitata a recarsi in ufficio di... Hai paura che me la rubano? L'ho messa in mezzo alle gambe? Le gambe le ho strette apposta? Hai paura che me la rubano, mamma? Ma non devi raccontarmi che lo ami ancora. È vecchio. Io sono la sua unica compagnia. Stiamo insieme da 30 anni. È un uomo che ho amato molto, proprio come te. Appunto. Sai, mi ha sopportato per più tempo, eh. Tu di me hai avuto solo il meglio. Elena, te lo chiedo per l'ultima volta. Mi vuoi sposare? No. Andiamo al lago la prossima settimana? Non lo so se ci sarà. Ah, sei sempre il solito scemo. Che stai sotto le armi? Sai che faccio io adesso? Te faccio l'esamino. Vai. Stai a Trieste e puoi andare a Firenze. Che coincidenze c'hai? Coincidenze? Eh? Non lo so. Bene. Dunque, ti ha sentito, lascia perdere. Dunque. Ti ha sentito? Entri nello scompartimento. Vabbè. Non le guardare le donne. No. Vai da sinistra a destra, guarda l'uomo, ta ta ta. Okay. Se c'è una donna, vabbè.
E il borsellino sempre davanti. Perché? Fregano come mani. Pure qua. Dappertutto. Terzo. Leva della giacca quando sei fuori servizio perché poi la sera puzzi come una casa. Davvero? Allora la levo subito. Ti è il borsello? Com'è qui l'acqua fresca? Bello di casa! Fate l'altro bacio, va. Fate l'altro bacio. Bacio. Guarda che qui l'acqua non è tanto buona. E questa com'è? Così, così. Vabbè. È meglio quella di Firenze. Bella, tranquilla. E poi a Siena, da vedere che robetta, c'è un'acqua. Io ogni volta mi fermavo con le damigiane e me la portavo a Roma. Ne sai di cosa, eh? A letto? Incredibile, eh? Come? La notizia, guarda. Credevo volesse... Non leggo mai il giornale. Diretto 21.03 proveniente da Milano per Ancona e in arrivo al binario 7. Mancia, mio nonno faceva il cameriere fuori muri. Per farsi lasciare la mancia, sai cosa faceva? Parlava male del cliente prima che non l'aveva lasciata. Così quello che era lì si sentiva in colpa e mollava la moneta. Ma non è vero, perché basta essere un po' gentili. La mancia te la lasciano, certo se fai come quello scorbutico lì. Dai, due cappucci, uno in tazzo, uno in bicchiere. Due cappucci, uno in vetro. Facciamo due chiacchiere, eh? Ti va di parlare un po'? Mamma! Mamma! Oh, mamma, povera mamma che lì! Eccola finalmente la tua mammona! Ecco, tieni! Oh, è ora che arrivassi! Non potevi più! Tieni, questo è tutto! Poi vanno un attimo. Okay. Dai, aspetta. Guarda. Niente. Dai, guarda. Sei bravo. Mi somiglia proprio. Mi è incuriosito. Anche la bambina è bella, eh? Secondo lei è femmina? Beh, certo. A me sembrano tutti uguali. Anche l'età non l'indovino mai. I bambini sono proprio senza sesso. Molti pittori l'hanno detto. Quando dovevano dipingere un angelo, prendevano un bambino o una ragazza molto giovane. Potrebbe tenere un altro secondo che... Come no? Devo prendere una cosa nella borsa. Vieni qua. Questa è... Le persone le ho nella memoria. Quelle nella sala d'aspetto, quelle sulla pensilina... Francesca non ci crede, dice che è impossibile, per lei è frutto della mia fantasia. Ma questa non è fantasia. Le storie di quelle persone io le ho viste e me le ricordo così bene che mi mancano. Tanto che mi scopro a cercarle per la strada, nella gente, e trovo i loro profili, il taglio di una bocca, persino certi oggetti mi colpiscono. Oppure sento una risata, mi volto e ci rimango male. Tu madre? Insomma, così e così. Da quando è morto papà sta sempre sola, non esce mai. Ah, adesso abitiamo a Testaccio, eh? Oh, mi devi insegnare un sacco di cose. Ma io me ne vado. Io fra una settimana mi trovi a Fiume lì con la lenza, bello tranquillo. Ma dove te ne vai? Ma che sei, ma in pensione? Ma tu che cavolo fai sto lavoro? Ma chi ti ha fatto fare? Ma qui te fanno un coso d'arte, giri di qua, giri di là. Ah, amato! Ma come chi mi ha fatto fare? Ma come? Da ragazzino mi dicevi che era il lavoro più bello del mondo. Oh, un amico di papà sta al ministero e mi ha fatto entrare qui, capito? Ah, pure raccomandato, sì. Che passina! Dammi la giacca. Cascata. Casca sempre. E quello di chi è? Beh, è mio, perché... se siamo scambiati le giacche, è roba mia. Ma questa è mamma da giovane con te. È una foto vecchia questa. Che stavate a fare qua? Ma che stavamo a fare una foto vecchia? Lasciami perdere. È vecchia. Remo. Oh, Remo. Diretto 2207 proveniente da... Mi devi insegnare tutto, eh? C'è una faccia. Il
Se penso di dover star qui fino a sera... Io vado a casa fra due ore, faccio una doccia di quelle... Oh, solo il muto riesce a stare in macchina con questo caldo. Ma quello è matto. È tre giorni che è qui, avrà aperto bocca tre volte, non so neanche come si chiama. Ma per me lo stranzo. Oddio, a me quando viene saluta sia quando arriva che quando va via. Non sa, stranzo duché, sarà uno stronzo ducato. Barattolo? No, una spremuta. Spremuta? Sono una spremuta fresca. Anch'io, prendo sempre una spremuta alla mattina, è l'unica cosa che mi disseta. Tu cosa fai? Parti o stai aspettando qualcuno? No, io parto. Il mio treno è in ritardo di 40 minuti, sembra. Io sto aspettando il mio ragazzo. Sembra una brasiliana. Guarda le linee del volto e gli occhi. Come una brasiliana. Comunque incredibile, eh? Sì. Ecco. Grazie, è stato molto gentile. Prego, prego. Cosa è incredibile? Le persone. Da una parte ci sono i volti e dall'altra le loro storie. Non c'è mai un rapporto. Uno si diverte ad indovinarne la vita, a scoprirne il carattere, ma è impossibile. Quell'uomo chi è? Il marito o un parente? Secondo me è il padre. Ma di chi? Di lei o della bambina? Ha notato che nessuno dei due porta la fede? Siamo conosciuti 2 anni fa al mare. Lui lavora a un locale a Rimini, mi viene a prendere, ma io non so se ho voglia di andare. C'è molta confusione, io non la sopporto. Tanto lo so che cosa vuole fare, vuol portarmi a letto quel porco. Ma se è il tuo ragazzo, è normale, no? Cioè, non c'è nulla di male. Un sacco di uomini mi vengono dietro. Telefonate, fiori. Io... ti piaccio? Sì. Cioè, non ti conosco, ma sei carina. Hai un buco nella camicia? Ah, l'ho messa per quello. Non è che socializzi molto, eh? Sono 3 giorni che sei qui e Hai non... notato che i discorsi di noi tassisti sono sempre monchi? Si comincia a parlare, dopo un po' arriva un cliente e te ne vai. È per questo che parlo poco. Le uniche cose di cui puoi parlare sono il tempo, la partita e le donne che passano. Tutte cose che possono essere interrotte senza problemi. Sì, vabbè, però se fai così sembra che ti stiano tutti sulle palle, fra colleghi, non è bello. Io gli ho detto che ultimamente sei un po' depresso. È strano che mi dici questo. Vedi, quando sono venuto qui 3 giorni fa ero veramente depresso, ma tu non me l'hai fatto notare. Adesso che non lo sono, sì. Non ho motivi per essere depresso. Lavoro, ho qualcuno con cui chiacchierare. Quando te ne andrai da qui tutto contento perché mi hai sentito parlare e io resterò da solo, allora forse sì che mi deprimerò. Ma tu sarai convinto che non sono depresso. Mi prendi per il culo? No. Ah. Sei sposato? No. Hai dei figli? No. Caldo, eh? Mamma, quando partiamo? Marco, alle 10:30, dai.
su, partiamo, e dove andiamo? Andiamo, dai, nonni al mare. Sì, e ci divertiamo un sacco noi, Toby. Me lo immagino. Cos'è quella roba? Allora gli deve venire il diabete? Ma che diabete? Ma dagli qualcosa di sano, un frutto, una mela. Ma senti, guarda, ma per favore, prendi questi, va, che sono sani. Se vuoi fare il polemico, fai un giro con tua sorella, per favore, perché sei incazzato che rimani qui da solo. Non te la prendere con ragazzi, me. Ragazzi, sono cotta, è dalle 7 che faccio panini. Allora, sti cappucci. Avete saputo della Nori? Beh? È incinta e non del marito. Che ne sai? Ma lasciatela in pace, è così contenta, eh? Sì, sì, lei è contenta, bisogna vedere il marito se è contento. Beh, beh, dici che è stato. Falla sapere. Porta via sti cappuccini, devi fare i panini, fai i panini, dai! Certo, e quest'anno Ileana però poteva darmi il cambio, eh. Sono 3 anni che ti porta Bellaria io al mare, 3 anni, poi non capisco cosa andiamo a fare, mamma Bellaria io e te. Sempre tappati in casa, dalla mattina alla sera. Per farti prendere un po' di sole bisogna trascinarti fuori. Cos'hai, freddo? Ci sono 40 gradi, hai freddo? Io lo so perché non mi parli te, io lo so. Che non c'è Ileana, eh? Con Ileana parli invece, vero? Ileana, come sta la camicetta? La tengo più aperta, più chiusa, Ileana. E la collana, come sta la collanina, Ileana? Con me invece niente, zetta, come botta, come un passo, eh? Ma non si sta bene a Bologna, scusa. C'è il Festival dell'Unità. C'è il bar sotto casa che non chiude mai. Cosa vuoi di più? A Bellaria. Ti sei messa le scarpe strette, quelle nuove? Ti sei messa le scarpe strette, quelle nuove? Lo so, l'hai fatta apposta per farmi un dispetto. Che ti vengono dalle caviglie così che sembra un elefante. Mamma! Mamma! Per favore, andiamo a casa, bambino. Dai, per favore, andiamo a casa che te le cambio le scarpe, eh? Stiamo bene a casa. Come no? Ma perché? Ma perché non parli? Mamma, senti. Facciamo 2 chiacchiere, dai. Parla un po'. Hai voglia di parlare? Oh, era ora. Di qualcosa, dai, di qualcosa. Brava, di qualcosa. Ma di qualcosa, no, di qualcosa, no! Mio padre mi chiamava il suo gioiello. Lui mi stringeva fra le braccia e mi baciava. Ecco. Lorenza, non puoi stare seduta tutta la mattina senza consumare niente, eh? Portami un caffè freddo. Tu sai che non possiamo portartelo il caffè, eh? Guardi che se per i soldi... Ti fa male il caffè. Siete tutti uguali, anche tu. Io... Nessuno mi vuole bene. Vedi come fa, poveretta. Così bella, ma così... Come mai? Chi è? Ma che ne so, deve essere una ragazza di buona famiglia, da come si veste. Però è sempre così un po'... Carina, eh? Mi farà male veramente, dai. Sì, che poi me la immagino tua madre così gli dà da mangiare tutte quelle scatolette, cose confezionate, cornflakes, burro dappertutto. Che c'è? Allora perché non vieni così controlli quello che mangiano i tuoi figli? No, no cara, no grazie. Io a giocare tutte le sere a bocce con tuo padre, che poi è diventato aggressivo poi, eh? Sì, da quando ha avuto il collasso non si può neanche dar torto, che non vuol perdere, non si può neanche parlare di politica, non si può neanche contrariare. Infarto, deve giocare che collasso, infarto. Infarto, quel che era, che deve avere sempre ragione, non si può litigare, non si può parlare di politica, non si può fare... Ah, devo venire, devo star zitto, sto qua. Forse è meglio, forse è meglio, guarda. A parte che la stai facendo proprio spessa, sono vecchi, ci hanno sempre aiutato quando ne avevamo bisogno. Quando ci hanno aiutato? Quando? Te lo dico.
Ma dopo che è nato Marco, ma se prima ti sei dimenticato... Vittoria, tu non ti ricordi più niente. Ah. Sì, ma quando avevo la barba e i capelli lunghi, tuo padre ha chiamato i carabinieri e mi ha fatto arrestare. Arrestare? No, allora dillo tu che sei formata, già. Sono venuti a casa, ti hanno visto e hanno capito che non c'era niente. Vabbè, comunque io non ci vengo. Non ci vengo, non ci vengo, dagli Adams, no. E chi ti vuole? Mamma. Perché papà non vuole venire con noi? Caro l'altro. No, perché? Te lo spiego, perché i nonni sono borghesi e fascisti. Ma dai, Roberta. Ciao. Posso sedermi? Come stai? Però ti ho vista. Ci vai? Che cosa vuoi? Niente. Solo che è strano vederci qui. Se vuoi me ne vado. No, Francesco, scusa. Ti prego, resta un attimo, per favore. Resta. Così almeno ne approfitto una volta per tutte. Do il caffè? Grazie. Senti, Francesco, non mi telefonare più, va bene? E non mi scrivere più quelle lettere assurde, per favore. Poi io, tra l'altro, non sono neanche sola in questo momento in casa. C'è un... una persona con me. Bene. Sono contento. Non sei contento? Beh, sì. Vuol dire che ti sei liberata di quei brutti momenti. Non è possibile. Cioè, tu un anno e mezzo, quasi due, mi richiami momenti, eh? No, che c'entra, eh? E poi, in fondo, non sono mica stati tutti brutti momenti, quelli lì, no? Insieme sono stati anche belli. Ti ho telefonato un sacco di volte, non hai mai risposto, perché... Perché quello che ti dovevo dire te l'ho detto già 5 mesi fa, Francesco. Adesso basta, mi hai scocciato, vabbè? Mi scusi? Di niente, io sto aspettando il mio ragazzo. Ha visto che è sole. Spesso mi trovo a fissare una persona senza un motivo preciso, così, quasi incantato. Nella nostra testa, i pensieri girano così velocemente che alle volte vengono fuori e a me sembra di vederli. Per questo di quel giorno credo di ricordare tutto. Quelle persone, quei volti, fanno parte della mia vita e non mi abbandoneranno mai più. E con questo viaggio ogni anno cerco di ricomporre quelle storie troncate, come se questo potesse restituire ciò che gli è stato rubato. O forse è solo il mio modo per resistere. Mia Teresa è nata da 2 mesi. Non posso stare qui con voi. La verità lo sai qual è? Non sei più un amico. Ti chiediamo solo 3 giorni, 3 giorni solo. Abbiamo già pagato la pensione. Ma dimmi qualcosa tu, perché ci sta scendo pazzo. Ti do i soldi indietro, Stefano. Vabbè, Stefano c'ha ragione. Ma scusa, sono 10 anni che andiamo a pensione. È diventata una tradizione. Ho capito, le discoteche. Oh. E te dici. Offidersene, via. Scusa, Roberto. Parlamoci chiaramente. Tu c'hai una bella famiglia. Hai avuto una splendida bambina. È giusto, è giustissimo. E non ho capito, gli amici persi, è finito. Ragazzi, sapete qual è il vero problema? Che voi non sapete parlare tedesco, questa... No, sei tu che sei confessato. Io? Sì. Non esiste proprio. Vabbè, allora vengo. Vai, dove vai? A pisciare. Così tu non vai e ci fai fessi a noi. Io? Dacci conto, già. Dacci conto. Va bene. Dammi un poco l'orologio. Dammi un poco l'orologio. Torni o non torni? Torni, no. Allora che problema c'è? Metti che l'orologio. Dai. Antico? È di mio padre. No. Posso andare? Vai. Un portaporgi. Stefano. Ma hai accesso a pagamento? Torni o non torni? Lascia il portafoglio. Metti il portafoglio qua. Dammi il portafoglio, che problema c'è? Dai.
Ci vediamo i soldi, dai qua, dai qua. Ehi, a posto? Lasciami stare. Ehi, che modi sono? Voglio solo darti una mano, eh? 20.000. 20.000 che? Troppo. Quanti anni hai? Sai cosa penso? Me ne frega. Ce l'hai una casa, un posto dove dormire? Possiamo andare là, non ci rompe le palle nessuno. È sicuro. Ascolta. Dimmi solo una cosa, da quant'è che ti fai? Un poliziotto? Non ho fatto niente, lo giuro, niente addosso. Metti giù le mani, non sono un poliziotto, non fare questo. Stai calma. Cosa vuoi? Mi ascolti? Aspetta. Chi sei? Aspetta, stai calma. Chi sei? Sono un sacerdote. Un prete? Con la faccia? Con questa faccia. Allora, lo vedi questo numero? Tu telefoni a questo numero, lo guardi, chiedi di Don Angelo, è un prete, anche se non ti piacciono i preti lo fai per me, è una comunità di gente come te che ha bisogno. Cazzate, te cosa ne sai? Lo vedi che non stai in piedi, che hai bisogno? Prete, allora vieni con me o no? Allora via. Neanche per gli altri, neanche per me. E a questo pensavo. Ma che stai dicendo? Ma che cosa stai dicendo, Francesco? Ma lo vedete, non hai neanche il coraggio di guardarmi in faccia. Oh. No, ma io lo so, No, io l'ho capito benissimo quello che vuoi tu adesso. Tu sei talmente egoista. Che adesso hai bisogno anche che io ti perdoni. Pure a me, però mangiamo quando arriviamo. Ma dove? A Riccione. Vabbè. Ma sai che i treni sono proprio belli? Ma i treni sono belli. A me piacciono moltissimo. Guardi chi sto quando è bello. Questo è bellissimo. Guarda. Chissà dove va, Qua va a Napoli. No, vabbè, ma che fai? Non è possibile, vabbè, dai. Sì, vabbè, di. Guarda, non esiste sto padre. L'orologio, la prossima volta, l'orologio. Te lo chiedo per l'ultima volta, mamma. Sono 40 volte che te lo chiedo. Se vuoi bere, devi bere qua alla fontanella, perché dopo sul treno non si beve più. Oh, allora fa te. Non ho i soldi per il biglietto, È un bel posto, in Toscana. Ci sono le colline. Ci si può stare bene, Dipende da te. Aspetta, me lo devi promettere. Me lo prometti? Dottore, la misura 33, Aster sotto tocca. Senti, la fa dura, mi passi le valigie del finestrino? Sei proprio una merda, Sì, sono una merda. Una merda. Dove? Là. Musica? Sì. Aspetta. Beh, dove è finito tuo padre adesso? Francesco, senti, io sono stata malissima. Sono stata malissima. No, non lo sai, no. Luciano. Eraldo. Non lo so, guarda, mi sembrava che non ci fosse più niente. È stato un incubo. Però adesso sto bene. Che facciamo, ce lo portiamo? Sono uscita, ho la mia vita. E non c'è tutto. Dai, vada, prendiamo il treno, andiamo a Valeria. Sprecassiamo i maroni anche quest'anno. Che merda.
L'espresso 201 proveniente da Chiasso per... Che ore sono? Le 10:25. Alla stazione ci sono tutti i loro nomi. Io li leggo e poi riparto. Vado anche per questo, per leggere i loro nomi. Quello che ho capito è che tutti loro avevano, anzi no, erano una storia. Come dei fili, pronti ad intrecciarsi, a dividersi, magari ad ignorarsi. Tutti impegnati in una cosa forse stupida e banale, ma che oggi mi sembra così importante che da sola basterebbe farmi tornare. Erano tutti impegnati a vivere. Thank you.